Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui con questo nuovo video su Sorare, ma mi raccomando ragazzi, se dovete registrarvi usate il link qui sotto in descrizione, non me ne pentirete, gruppi segreti e bonus che vi dà la piattaforma. Possiamo andare avanti con il video. Come vedete è uscito Andrea Pirlo, oggi video di news, ma non è questo quello importante, volevo solo farvi vedere. Sto cercando di prenderne uno perché Pipi Pirlo, poi di New York ragazzi, quindi prenderei i voti dei giocatori di New York, tra cui Hakeem Morales. Io voglio dare un try. Alla fine era uno dei giocatori che avrei voluto se fosse uscito insieme a Cannavaro che prenderò. Li volevo, nazionale italiana. Ce la facciamo qua. Vediamo un po'. Detto questo, ragazzi, guardate qui. MLB is coming su Soreir. Quindi, qual è la notizia del giorno? Le notizie più importanti del giorno sono, ecco qui Andrea Pirlo. Poi c'è che Soler si espande con la Major League Baseball e la discesa di Ethereum. Ma analizziamo queste cose come stanno intaccando il mondo di Soler, come stanno e intaccheranno il mondo di Soler. Partiamo dalla più la più veloce, diciamo, Ethereum. Ethereum sta scendendo, ci sono state notizie che hanno fatto scendere la criptovaluta. Questo come sta incidendo su Soler? Su Soler sta incidendo che le carte, molta gente che è su Sorare, magari anche tanti di voi, ragionano in euro. Quindi se hanno comprato Pirlo a 10 euro, quando lo rivendono vorrebbero venderlo a 11, 12, 13 euro, a prescindere da quanti Ethereum lo hanno pagato e da quanti Ethereum lo rivendono. Quindi cosa succede? Se Ethereum è a 3.000 euro, noi Pirlo a 10 euro lo paghiamo con 0,002 Ethereum. Sto facendo un esempio, raga, ovviamente. Quando Ethereum scende, 10 euro saranno 0,005 Ethereum. Quindi, per chi ragiona in Ethereum in questo momento, i prezzi stanno salendo. Vi faccio un esempio pratico al volo. Joshua Kimmich, lo sto monitorando da un po' di giorni. Voi lo sapete, io l'ho venduto quando Ethereum era a 3.000 e passa a 0,66. Guardate adesso a quanto sta. Questo perché, voi vi ricordate, l'ho venduto più o meno a questa cifra era quando l'ho venduto io, 100 euro in meno forse. Adesso, per mantenere la stessa cifra, hanno dovuto alzare Ethereum. Quindi se adesso lo vado a ricomprare, ho regalato 0,3 a chi, da chi lo sto comprando. E questa cosa, per chi deve comprare in questo momento, non è proprio positiva, a meno che non si sta entrando in questo momento. Perché? Perché se uno entra in questo momento e quindi sta per caricare, carica con Ethereum molto basso e quindi quello che carica va a spendere. Il mio consiglio qual è in questo momento? Se dovete farvi la squadra, fatevela perché tanto potete recuperare il tutto giocando o facendo compravendita. Però se dovete invece aspettare o altro, caricate adesso che Ethereum è basso, ma comprate quando si alza un pochino. Il fatto è che secondo me questo calo durerà un po'. Non è una cosa immediata la risalita di Ethereum, durerà un po', quindi dipende quando avete intenzione di entrare sulla piattaforma. Il mio consiglio è, se entrate adesso, comprate subito e recuperate con i premi. Se siete titubanti un attimo, quindi non volete subito giocare o fare compravendita, caricate subito, ma magari aspettate qualche attimo a comprare per vedere i prezzi. Ragazzi, secondo me i prezzi continueranno a salire in queste 2 settimane. Quindi se dovete fare la squadra per giocare, fatela subito e non rischiate troppo. Perché tanto Ethereum non risalirà subito. Quindi se dovete farla, fatela immediatamente. Detto questo, passiamo alla seconda notizia, il baseball. Il baseball ancora non è uscita la piattaforma. Verrà lanciata quest'estate. Cosa comporta? Intanto abbiamo vinto Pepe Pirlo fuori tempo massimo. Grande Pirlo. Cosa comporta questa cosa? Anzi, nel mentre parlo andiamo a schierare. Cosa comporta questa cosa qui? Questa cosa qui comporta che tantissimi americani entreranno sulla piattaforma per giocare al baseball. Perché in America il baseball va tantissimo. Questa cosa porterà tanta pubblicità a Sorare perché molti americani che non conoscevano la piattaforma
si avvicineranno al gioco del baseball, magari poi conosceranno che c'è anche Soraire per il calcio e si butteranno anche nel calcio, magari nella Major League Soccer oppure su tutti gli altri campionati. Questo può portare un grande incremento di alcuni prezzi dei giocatori, perché comunque l'America a livello monetario è molto potente. Gli stipendi medi americani non sono quelli, magari da noi in Italia o altro. Anche la vita è più cara, ragazzi, non sto facendo questo tipo di discorso, però dico, alcuni di loro hanno potenze economiche davvero grandi. Quindi potrebbe portare a diverse crescita di prezzi di alcuni giocatori, soprattutto se si decidono di buttare tutti sulla Major League Soccer, i prezzi di quelle carte sarebbe tantissimo. Ciò vuol dire che io personalmente qualche giocatore della Major League Soccer aspetto a venderlo sicuramente, per vedere come prende quest'estate, anche perché saranno gli unici campionati attivi. Quindi se sono gli unici attivi e già i prezzi salgono, in più entra tanta gente nuova che va per comprare, i prezzi salgono ancora di più. Viceversa, la gente può dividere il proprio budget fra baseball e calcio, quindi avere una riduzione della moneta su Sorare Calcio. Io mi aspetto la prima ipotesi, la seconda la vedo proprio troppo lontana da quello che sta succedendo. La cosa che mi piace è che comunque Sorare si sta muovendo, perché adesso il baseball spero che un giorno prenderà l'NBA, là sono il primo a fiondarmici dentro, vediamo se prenderà football americano o quant'altro, però vuol dire che la piattaforma è molto viva e lo sarà molto di più appena parte questo baseball, perché comunque avranno tante entrate all'inizio, visto che tutti compreranno le carte da loro per iniziare a giocare. Quindi detto questo, ragazzi, io vi dico che secondo me è un buon tra Ethereum, il baseball che lanceranno e tutte queste situazioni qua è un ottimo momento per entrare sulla piattaforma. Forse Ethereum scenderà un altro po', ma nel dubbio io ve l'ho detto la mia decisione. Io caricherei subito e poi valuterei se comprare subito o meno. Secondo me comprando adesso si risparmia qualcosa rispetto ai tempi brevi, nel lungo periodo forse no, però alla fine dobbiamo pensare nel breve, perché alla fine basta davvero un premio fatto bene che si recupera tutto quello che si perderà da qui a tot anni sulla piattaforma, se si fanno le cose con lungimiranza e con un po' di criterio. Se si inizia a comprare casualmente, raga, è la fine. Detto questo, per questo video è tutto, era un video di aggiornamenti per chi se li è persi o per i miei pensieri su questo periodo della piattaforma. Speriamo che Pirlo ci porti bene questa week, buon game week a tutti e mi raccomando usate il link qui sotto in descrizione e lasciate un pollicione. Grazie mille ragazzi, ciao ciao!